ciao ragazzi. 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 Prego. Ragazzi. Una firma. Sì, Alessio. Ci dice solo una battuta sulla Sicilia. Io ho grande rispetto per lei, ma gli ho appena detto che vado grazie mille. Grazie per il vittorio e buonasera a tutti. Mi scuso per il ritardo, come al solito abbiamo fatto i conti male, siamo rimasti troppo fuori. Quando veniamo, c'è una bella differenza tra il nord e il sud anche in queste cose. Se al sud arrivi puntuale a un incontro politico vuol dire che non conti proprio niente. Se al nord arrivi con 10 minuti di ritardo sei un maleducato, quindi mi scuso perché siamo leggermente in ritardo, però ci tengo a dirvi grazie per la presenza così numerosa, grazie di cuore per il vostro entusiasmo, per l'entusiasmo dei volontari che si sono messi delle magliette con un gioco di parole vagamente discutibile, differenziamoci, e credo che sia molto bello il clima che si sta registrando oggi dentro questa grande sfida delle primarie. Qual è il clima? Il clima è il clima di persone che vogliono tornare a dire che la politica è una cosa bella, che si può fare politica senza considerarla una parolaccia, che si può tornare a vivere l'entusiasmo dell'impegno. Questo per me è un valore. Giudico un valore il fatto di poter tornare a credere nella politica e possibilmente anche nei politici. Lo dico oggi, nel giorno in cui le elezioni regionali siciliane ci consegnano un quadro politico che domani riempirà i giornali, magari tra 48 ore se ne saranno già dimenticati tutti, ma oggettivamente fa pensare il fatto che in Sicilia, vedremo se in futuro anche in Italia, ormai il partito di maggioranza assoluta sia il partito degli astensionisti, di quelli che non vanno a votare, di quelli che si sono già stancati dell'esercizio del diritto di voto. Fatemelo dire in questa terra, nella provincia di Como, dove più di ogni altra provincia italiana si è sentito l'effetto e la fine e le ultime battute della seconda guerra mondiale, della lotta di resistenza e di liberazione, il diritto di voto faticosamente conquistato dalla generazione dei nostri nonni, dei vostri padri, oggi viene messo in discussione per colpa di chi? Per colpa di una politica che ormai ha stancato, che ormai ha già sufficientemente esaurito il proprio bonus di credibilità. E allora perché siamo qui e perché è bello essere qui? Perché il centro-sinistra ha scelto un fatto importante, ha scelto di fare le primarie. Io considero questa una cosa molto bella, spero che anche il centro-destra possa fare le primarie. Spero che anche il centro, ora sapete che in questo periodo si va un po' a giorni alterni a quelle parti, per cui è un po' come lo spread, dipende dal momento, però se il centro-destra farà le primarie, questo per me sarà un fatto positivo e sarà un fatto bello per la politica italiana, e saranno primarie da fare per gli uni e per gli altri, non per parlare male degli avversari. Ci siamo già stancati di una politica che parla male degli avversari. Sono primarie che sono importanti per provare a ragionare del futuro del paese, per tornare a discutere delle cose belle, delle proposte, delle difficoltà, del disagio, e non per dire l'altro sbaglia. Noi facciamo le primarie così, non sentirete mezza parola contro Bersani, contro Vendola, contro gli altri candidati, sentirete delle proposte per l'Italia, potranno convincervi in un senso o nell'altro, magari dopo avermi ascoltato molti di voi fonderanno un comitato per Bersani, per Vendola, chi lo sa, o potrete non convincermi. Io vi auguro però di essere a tutti gli effetti cittadini, cioè capaci di farsi delle domande e di approfondire e di informarsi. Prossime saranno le elezioni in Lombardia, lei che cosa si augura che capiti all'interno del centro-sinistra? C'è un candidato già? Beh, io sono l'ultimo a poterlo sapere o dire, c'è una discussione che i Lombardi, questo è un partito che deve abituarsi a riscoprirsi federalista davvero, quindi saranno i Lombardi a decidere
se poi si vuole la mia opinione, quello che può valere, io spero che siano le primarie a definire il candidato, perché la grande sfida che ha il centro-sinistra lombardo è dimostrare che si può fare della Lombardia una regione d'eccellenza senza ricorrere alla brutta pagina di fine mandato dell'esperienza Formigoni, con tutte le vicende e le implicazioni giudiziarie, ma più in generale lo sfilacciamento politico che è arrivato. Quindi il centro-sinistra ha un calcio di rigore da battere in Lombardia, il rigorista, l'uomo che andrà sul dischetto, o la donna che andrà sul dischetto, lo sceglieranno gli amici del Partito Democratico Lombardo, io spero che lo facciano scegliere ai cittadini lombardi attraverso le primarie. Grazie. Una città dove ha vinto il centro-sinistra, però un centro-sinistra che sembrerebbe essere una maggioranza bersaniana, non sembrerebbe. Come si appella oggi in vista alle primarie? Essere a maggioranza bersaniana o a minoranza bersaniana lo vedremo il 25 novembre. Io faccio gli auguri di cuore alla nuova amministrazione di Como e dico che per quello che ci riguarda le primarie non sono uno scontro all'ultimo santo, le primarie sono un'occasione di confronto, di dibattito democratico. Se la maggior parte dei dirigenti sta con Bersani, non è una novità di Como, glielo garantisco, è una condizione che praticamente si ripete in tutte le città. Poi vediamo se il 25 novembre a questa schiacciante maggioranza di dirigenti corrisponderà anche una schiacciante maggioranza dei cittadini. La Lega non sfonda. Ciao Como, la radio che ti dice tutto di Como. 89.4